Eccoci, buonasera, benvenuti ancora una volta alla puntata numero 92 di Finestra sull'Arena. Siamo qui in diretta dagli studi Sesta Porta, come sempre grazie alla nostra regia con Federico e Gianluca e il producer Dev Italia che puntualmente ci sostiene e fa in modo di essere sempre al top nelle nostre trasmissioni. Un saluto e ringraziamento ovviamente a tutte le pagine che ci condividono, a tutti voi dalla chat, quindi da Pisa Olea, naturalmente io sto con il Pisa, Pisa Sporting Club, Liberato il Pisa, tutte le varie pagine che ci supportano. Questa sera siamo in quattro, non abbiamo ospiti in studio, ne avremo due al telefono, avremo Eddie Baggio e Simone Calori, anzi prima Simone Calori e poi Eddie Baggio. Nel frattempo salutiamo i miei compagni di viaggio, a partire da una un po' separata, quindi la raggiungo Mio qui a destra, vicino. Aurora Maltiti di Pisa 24, Buonasera a tutti, ben ritrovati. senza contare poi naturalmente Simone Del Moro del settore del calcio a 7 ICS Pisa e Buonasera Michele, buonasera a tutti. Gabriele Bianchi del Pisa siamo noi. Buonasera. Eccoci qui. Allora, salutiamo intanto subito chi dalla chat sta scrivendo. Vedo già un bel po' di persone connesse, intanto salutiamo Massimo, Piero, Giuseppe che è contento anche per la telefonata e Di Baggio e vabbè, vuole che si parli anche del tifoso, il sostegno della curva, naturalmente parleremo anche di questo tema. Nel frattempo andiamo ad analizzare quella che è purtroppo l'ennesima sconfitta del Pisa, una sconfitta arrivata ancora una volta su una rimonta, punti buttati come al solito. Dopo un vantaggio, qualcosa evidentemente non funziona, forse a livello mentale, sicuramente anche un po' a livello di gioco e qualche distrazione di troppo in difesa, però è una squadra che le potenzialità e soprattutto il valore sulla carta ce l'ha pure, quindi è un po' inspiegabile in questo momento perché il Pisa stia facendo così fatica, sia in attacco, dove a quanto pare è proprio Marcone dipendente, sia in difesa. Analizzeremo un po' tutti questi difetti del Pisa, parleremo un po' di questa gara. Nel dire di questa Pisa che per la prima volta si trova in zona playout, una zona che onestamente sembrava molto lontana non più tardi di un mesetto fa, non più tardi nemmeno della vittoria del Pisa a Cremona, che aveva un po' rilanciato anche l'ambiente, molto contento di questo risultato. Qualcosa forse un po' è venuto meno e sono arrivate, insomma, una vittoria solo nelle ultime 9 partite, sono, è veramente un bottino magro per il Pisa che ora si deve guardare non solo alle spalle, ma deve essere artefice del proprio destino se vorrà salvarsi. Chiaramente non va buttato tutto, vanno soltanto capiti i difetti, un po' qualcuno di noi ne ha parlato nelle loro trasmissioni, attraverso i siti o i giornali. Insomma, noi abbiamo cercato già con i vari media con cui collaboriamo di dare una opinione. E ora parleremo anche qui con voi, magari anche con la vostra di opinione, su cosa che non funziona di questo Pisa e vediamo un po' di capire cosa risolvere. Una cosa è certa, però, tutti devono stringersi attorno alla squadra per portarla a un obiettivo, quello della salvezza, che chiaramente diventa determinante in ottica futuro. Allora, la prima persona da cui voglio parlare, da cui voglio partire è Simone, poi Gabriele, questa volta per ultima non me ne voglia Aurora. Ci Quindi mancherebbe, cominciamo ci sono Gabriele. avvezza. Non è vero. Scherzo. Cominciamo Gabriele, Simone, con la tua opinione sulla partita e magari cominciamo un po' a lanciare qualche sassolino, ecco. Certo, no, allora sicuramente dispiace perché era una partita fondamentale, poi per lo scontro diretto, ma poi soprattutto perché se tu avessi vinto quella partita avresti rifatto un saltello in alto allontanando quella zona maledetta. Però purtroppo così non è stato. Partiamo da una nota positiva anche ad Angelo tra le tante domande, però per fortuna siamo riusciti a dargli una nota positiva che è Gaetano Masucci, che ha rifatto un gol stratosferico, bellissimo, veramente da altra categoria. Però ahimè non siamo riusciti a portare a casa un risultato importante e vada bene, nemmeno il pareggio sarebbe stato poi così utile. Lì ci voleva proprio una vittoria per tante e per tutta una serie di motivi. E quali sono i problemi? Io i problemi un po' li avevo detti anche nella puntata precedente, li rimetto lì. Cioè, noi abbiamo una difesa che fa veramente fatica a uscire in maniera ordinata, una difesa che spesso perde l'uomo. Nel secondo gol, a Michele, tu avevo mandato anche la foto, l'avevo un po' analizzato. Sì, vero. Benedetti e Caracciolo sono praticamente distanti almeno 2 o 3 metri dai giocatori, Nelle lasciandoli in parti gioco, un proprio. giocatore di reparto
che non va assolutamente fatto. Difficilmente vedo il Pisa ripartire in maniera ordinata, ma spesso si spazza via il pallone e non va bene. C'è una squadra che ha una solidità difensiva, deve anche poter gestire la fase difensiva. Dall'altro lato si produce tanto a centrocampo, però oggettivamente in quest'ultima partita noi abbiamo dato un po' la colpa a Marconi che si deve un pochino riambientare, ma effettivamente sui tanti palloni messi in mezzo, sui tanti palloni giocati effettivamente giocabili e palloni messi in maniera buona in mezzo ce ne sono stati veramente pochi, perché non importa poi mettere il pallone in mezzo, a volte bisogna essere anche bravi a metterli in mezzo in una maniera tale che possono essere sfruttati. Questo mi preoccupa un po', in questo senso lo dicevo anche in radio, paradossalmente abbiamo messo De Vitis lì davanti alla difesa che sì, giostra bene il pallone, però forse il ruolo più utile per De Vitis a questo punto è in difesa, dove il Pisa con De Vitis in difesa, Gabriele è più statistico di me, ha fatto i migliori risultati, sia a livello difensivo, sia anche a livello proprio di punteggio. Questo bisogna vedere un po', bisogna stare veramente attenti. Probabilmente a centrocampo ti manca comunque un giocatore come Soddimo che dà un pochino di cazzimma. Esatto, vediamo un po' cosa ne pensa anche Gabriele. È stata una partita bruttarella, a differenza del 2-1 di Empoli, dove comunque venimmo via col rammarico perché era una sconfitta assolutamente meritata. Immeritata. Il secondo tempo di sabato lascia adito a qualche dubbio in più, perché comunque vada, io sono sempre uno che preferisco prendere gol un minuto e mezzo all'inizio e non un minuto e mezzo prima della fine, cioè avevi un tempo per provare a drizzare la baracca, invece ti sei un po' intestardito in attacchi improduttivi fine a se stessi ed è venuto fuori comunque vada una giocata abbastanza semplice per il Venezia che non ha poi rischiato così tanto fino al 90esimo, ha portato via una vittoria di capitale importanza per la lotta nella bassa classifica. E sì, trovarla, fossi in grado di dirti cosa c'è che non va di sicuro e quali sono i correttivi, probabilmente sarei accanto a Mister D'Angelo e non a parlare con voi. L'ho sentito da più parti ragionare del cambio modulo e ritornare a quel 3-5-2 di inizio campionato. Potrebbe essere un tentativo, magari Nel non una frattempo ricordo soluzione. la regia che può mettere anche qualche contributo di quelli che Potrebbe essere sicuramente un tentativo, vedere come se la squadra riacquista le certezze di inizio stagione, De Vitis lì nel mezzo, magari in mezzo a Benedetti e a Caracciolo potrebbe veramente dare una grande mano. Abbiamo visto che comunque Gucher può fare sia il play che la mezzala, ma volendo anche Marin, quindi cioè non hai più l'obbligo di far giocare Gucher play, c'è anche Marin che può giocare in quella posizione. Belli, Oberindelli, Lisi e Pisano sulle fasce potrebbero garantire tanti cross, Masucci in uno stato di forma tale per cui in qualsiasi modulo lo metti può fare un grande rendimento. Marconi, le statistiche dicono che il 70% dei gol che ha fatto l'ha fatti quando il Pisa giocava col 3-5-2. Ripeto, non parlo di soluzione, potrebbe essere una linea di partenza. L'unica cosa che mi viene in mente è che questo modulo rischi poi di trovare una difficile collocazione quando rientrerà Soddima, perché comunque vada. Soddimo lo puoi forzare come mezzala, ma potresti perderne di caratteristiche. Insomma, è un rebus al quale il mister deve cercare di trovare una soluzione il prima possibile, anche perché la situazione era, insomma, Potresti provare anche un 3-4-1-2 sì, 3-4, oppure un 3-4-1-2, con Soddimo. cercando a questo punto i due, no, però non vorrei essere a quel punto lì nei panni dei due centrali, che magari Gucher e Marin, perché a quel punto lì veramente devi cantare e portare la croce in mezzo al campo e ci vogliono due centrali con i polmoni doppi per supportare un 3-4-1-2 puro, come intendi tu, cioè con Soddimo che fa veramente trequartista alle spalle delle due punte. E ripeto, c'è da stare attenzionati, non c'è assolutamente da stracciarsi le vesti e da farsi prendere da un panico precoce, però c'è da stare molto sul pezzo perché ora la classifica dice che al momento faremmo il play-out con la Cremonese. Per la legge dei grandi numeri non è poi detto che, visto che non è che la Cremonese ci ha vinto 2 volte in campionato, che tu poi ci rivinci anche 2 volte nei play-out. Quindi insomma cerchiamo di non arrivarci e di salvarci quanto prima.
Intanto salutiamo Simona Cucciarelli, insomma, e anche Davide. Saluta, insomma, Simona. Li saluto, mia loro amica. Sanno che è Petra. Poi, anch'io lo so perché. Lo so, per te, quindi grazie ancora una volta. Poi salutiamo i Vancioni, no, non ho il coronavirus, però ho le contromisure. Poi salutiamo Checco. Salutiamo Luca. No, perché l'ha nascosto? Fallo vedere. No, come... perché volevo fare l'entrata d'effetto con Emergenza e tiravo fuori. Ah, no, facciamo perché dopo. Magari di qui alla fine di qui alla fine della trasmissione qualche babbeo e ti dà 1.000 euro lo trovi. Vabbè, no, no, un valore non di differenza. Comunque, vedo che già tu sei quello giusto a fare la domanda sul coronavirus. Sì, sì, sì. Perfetto. Allora, Aurora, intanto questa partita Pisa-Venezia. Vabbè, effettivamente, come diceva giustamente Gabriele, rispetto ad Empoli siamo usciti dal campo un po' mesti, perché la prestazione senz'altro non è stata uguale a quella disputata ad Empoli, nel senso che pur il risultato essendo il medesimo, in realtà ho visto un Pisa diciamo un po' distratto, e il reparto difensivo secondo me in questo momento è il reparto che ha più bisogno, ecco, di essere un attimo rivisto, no? Sotto certi aspetti, e mi trova d'accordo Simone quando parla che a questo punto De Vitis è davvero un pilastro per questo reparto, e quindi contrariamente a quanto ho sempre detto anche nella scorsa stagione, che dicevo De Vitis è sprecato in difesa, in realtà invece si sta dimostrando essere un valore aggiunto, almeno in questo momento potrebbe dare un contributo. Una cosa che voglio sottolineare, senza trovare alibi, perché gli alibi non portano mai a delle soluzioni, soprattutto nel calcio, nello sport, perché però io vorrei sottolineare anche un pochino, a volte abbiamo anche un po' sfortuna, nel senso che ci sono state poi delle occasioni per il Pisa, no? Ricordiamo Vido all'ultimo secondo, lo stesso Moscardelli che ha saltato due uomini, è entrato in area, cioè Gucker dalla distanza, cioè nel senso che non è che il Pisa è stato a guardare, no, ed ha perso senza onorare la maglia, questo non si può proprio dire. Però ora serve, però anche serve concretezza. Io, siccome ho sentito anche prima e ho letto un commento di un tifoso, mi trovo abbastanza d'accordo quando si parla appunto di cross in mezzo in area, insomma, che devono essere fatti bene. Io ritengo che ad Empoli Belli, che è rientrato dopo un periodo di sosta dovuto a infortunio, non aveva disputato una brutta gara e era riuscito a mettere dei palloni anche buoni. Secondo me sabato non mi è piaciuto moltissimo Birindelli, o meglio, mi è piaciuto fin quando è riuscito a saltare l'uomo e a riuscire ad arrivare in fondo. Mm-hmm. Però non sempre questo si verificava, spesso tornava indietro. Io sono sicura che in quel momento forse Belli avrebbe dato più offensività. Anche se è vero che penso che Birindelli abbia forse disputato, sfortunatamente, visto poi l'esito, una delle sue migliori partite. Comunque, al di là di tutti, leggiamo qualche commento, poi addentriamoci in una discussione perché ho anche un paio di cose da farvi vedere, ma prima leggiamo qualche commento. Allora, va bene, sono delle idee che dovremmo ricominciare a mettere Belli. Luca Laganai, d'accordo con te. Sì, io sono d'accordo. Poi vedo, i passaggi di Vido piacciono, l'uomo giusto per fare l'ultimo passaggio, ma anche su questo Umberto ti rispondo tra poco. Francesco, io vedo un grosso problema al centrocampo perché nessuno fa filtro muro senza mai nel Verna che non c'è più, quindi lui ha un problema del filtro, forse vediamo un po', però se ha fiducia vedo gol dell'ex. Allora, debuttiamo una delle discussioni che è quella del modulo, che insomma tante, io per esempio sulla Nazione ho fatto questo confronto con le partite fatte col 4-3-1-2 e quelle col 3-5-2, risulta che la media punti è molto più alta col 3-5-2, si parla di 1,44 punti a partita contro 1,06 punti del 4-3-1-2, 17 punti in 16 gare disputate col 4-3-1-2, 13 punti in 9 partite col 3-5-2 e tra l'altro 8 gol subiti in 9 gare contro i 26 gol in 16 partite subiti, quindi diciamo che la difesa è molto più solida, vedete, non cambia praticamente nulla in attacco, anzi in attacco forse subiamo un po' di più in difesa, ma segniamo un po' di più. Però se vedi,
è meglio un attacco che fa 11 reti e ne subisce 8 che uno che ne fa 22 e ne subisce 26, sì, chiaramente. Quindi diciamo che i difetti del Pisa potrebbero anche essere legati a quello che è il modulo di gioco. È anche una questione di interpreti. Comunque andiamo a vedere invece l'altro articolo, sempre, sono tornato sul modulo anche su questa porta, però ho fatto una riflessione diversa, vediamo un po' se ce lo manda la regia. Una in particolare riguarda il 4-3-1-2, ma perché giocare con 4-3-1-2 se poi non verticalizziamo? Cioè, a parte i registi arretrati che sono Wuker, che sono magari un po' De Vitis, i lanci lunghi, ma non c'è uno che verticalizza sulla tre quarti. L'unico che lo fa in realtà è Soddimo, un po' anche, se vogliamo, Minesso, ma non così tanto. E il problema è che noi allarghiamo sempre sulle fasce, usiamo sempre la soluzione del cross in mezzo, e questo poi probabilmente non è la soluzione più opportuna, perché poi gli altri, cioè, siamo anche prevedibili, se abbiamo una squadra con difensori centrali molto alti è difficile fare rete. Quindi insomma, D'Angelo un po' in un rebus, continuare a insistere con questo schema, vedere se questa volta riesce a tirare fuori qualcosa oppure se tornare all'antico. Insomma, stavolta ricominciamo da dove abbiamo finito, Aurora, ma anche secondo voi 4-3-1-2 o 3-5-2? Magari un ibrido 3-4-1-2, chi lo sa? Aurora. Dall'analisi che hai fatto tu con i numeri, evidentemente il 3-5-2 potrebbe essere un giusto ritorno in questo momento in cui abbiamo un po' di difficoltà, soprattutto in difesa. Io però mi permetto di dire, al di là dei numeri, che sai, comunque sono sempre, cioè nel calcio ci vogliono anche questi, io sono dell'idea che in questo momento manca un pochino più la mentalità, perché c'è un momento in cui le cose non vanno, perché i risultati stentano ad arrivare, quindi c'è un po' di nervosismo, ci sono stati dei cambiamenti soprattutto secondo me in difesa, e quindi occorre che ci sia un settaggio della difesa. È sempre stato un reparto molto particolare quello della difesa, e lo dimostra anche in questo momento, soprattutto pensando che mancano dei giocatori anche come in grosso, cioè abbiamo avuto degli infortuni, cioè diciamolo, il Pisa io non la voglio giocare sulla carta della sfortuna, perché come ho detto prima non no, è corretto, però è anche vero che tutte le squadre hanno degli infortuni, però è anche vero che particolarmente in difesa abbiamo avuto dei cambiamenti. Potrebbe essere l'occasione di fare il cambio modulo, magari ci sta pensando D'Angelo, non lo sappiamo, potrebbe essere, è molto probabile, però è anche vero che dobbiamo dare tempo ai nuovi giocatori, soprattutto ai nuovi arrivati, ecco, di entrare e di dare il loro contributo. Senz'altro sarà fondamentale anche Soddimo a centrocampo. Allora, intanto Gabriele, stavolta, perché c'è stato un rumore da fuori che sembrava un po' il Kraken con la pioggia che c'era, che fosse arrivato il Kraken, però sì, infatti mi giro, ho avuto anche un po' paura. No, di qua c'è una vetrata, ogni tanto guardo magari c'è una nave o qualcosa. Un po' di panico. Comunque Gabriele, anche il tuo pensiero su questa situazione. Ho detto prima del modulo 3-5-2, sì, i numeri che hai detto sembra un parlare chiaro, però è anche una, come ti posso dire, una visione secondo me semplicistica, perché poi dopo tutte queste partite secondo me vengono poi fuori anche i valori del campionato. Mi sembra che piano piano tante squadre che erano costruite per primeggiare stiano andando alle posizioni che li competono, e se ne era parlato dell'Empoli, l'Empoli 4 vittorie di fila sta andando bene verso le posizioni di vertice. No, intanto qui continua. Sembra un dinosauro in Jurassic Park. Sì, ho un martello pneumatico. Cioè, ragazzi, no, sinceramente, siccome è inquietante, no? Appunto, ora mandiamo. Ti ringrazio. Se vai a vedere, il nostro uomo a vedere. Ci rilassiamo un attimo. Abbiamo uno dei registi che è andato a controllare. Comunque, ci rilassiamo un attimo. Si vede un braccio che parte così. Speriamo di no. Ora, nel senso. Quindi siete in un film dell'orrore. Sì, la serata, onestamente, sì, è la tregenda, però. No, via, non è morto nessuno. Sei vivo? Tutto è vivo, vivo, vivo. Grazie, è vero. Scusate, ci sei questo per noi. Ripeto, i valori stanno cominciando ad andare dove devono essere. Le squadre che devono primeggiare stanno cominciando a inserirsi bene per la lotta per la seconda posizione e per i playoff. E quelle che invece erano state costruite per salvarsi stanno cominciando a andare nelle posizioni di classifica, dove fino alla fine dovranno giocare per evitare play-out e retrocessione. Stesso Pordenone ha fatto un 2020, insomma, era secondo in classifica, ora comincia già a essere settimo, ottavo. Lentella è lì, insomma, e
probabilmente arriveremo in fondo e ci ritroveremo a lottare con quelle formazioni lì. Fra questi c'è un Perugia, poi ne parleremo, che invece lì non ci doveva essere, ma che insomma fa molta fatica, e quindi insomma vedremo, ora ne parleremo. Cambio di modulo, ripeto, potrebbe non essere la panacea di tutti i mali, però potrebbe essere un punto di partenza nel provare a mischiare le carte. Non si può più ovviamente intervenire. Ah no, a meno che tu non vada a prendere degli svincolati che poi sono pronti per il mare, ma quindi... Tocca invece a Simone. Sì, allora, intanto prima diceva il filtro al centrocampo, qualcuno sulla chat, intanto partiamo dal presupposto che se giochi con un 4-3-1-2 è normale che il centrocampo faccia meno filtro e ti appoggi più sulla difesa, sulla tre quarti, quindi aspetti la squadra che arriva e poi ti difendi. In questo senso, probabilmente, con un Birindelli che negli ultimi anni è sempre abituato a spingere, un Lisi che non è proprio un difensore, o comunque è diventato un difensore che spinge alto, quindi alla fine è una difesa molto sbilanciata. E forse anche quello un pochino il male del Pisa in questi momenti, che ti ritrovi con un centrocampo a tre che fa poco filtro, una difesa dove due interpreti sono molto offensivi, diventa difficile. Con una difesa a tre e un centrocampo più folto a cinque, allora hai un filtro maggiore, hai comunque cinque persone in difesa nella fase difensiva, sicuramente ti dà una mano sulla parte, è più dispendioso a livello energetico, quello sicuramente devi avere due fasce che puoi cambiare in qualsiasi momento, perché è dispendioso le due fasce, quindi in questo caso Lisi e Birindelli farebbero la fase offensiva e difensiva continuamente. Secondo me, io per come la vedo io, al di là di tutto, la prima cosa da fare è dare ordine alla difesa, che tu faccia 4, che tu faccia 3, ma ci vuole una persona, che in questo caso è De Vitis, che manovri bene la difesa, che diriga la difesa, che la faccia... Un direttore d'orchestra. Esatto, un direttore d'orchestra, perché poi al centrocampo gli interpreti per farlo ce l'hai al posto di De Vitis, però in difesa io la vedo una difesa molto, molto meccanica, ma poco tecnica in questo momento. Allora, abbiamo gli ultimi 6 minuti... E per cominciare a parlare di un argomento molto importante, il coronavirus. Eccoci. Abbiamo anche qui, non ne abbiamo mai parlato, l'oggetto del desiderio, non si sente in allora, giro dire niente, non si parla d'altro. Dunque buttiamo l'articolo dei biglietti di Saperugia, perché cosa è successo? E qui il primo a cui chiedo purtroppo deve essere Gabriele, giusto? Sì. Allora, alla fine l'opzione scelta dalla Lega di Serie B è stata la migliore, forse, perché insomma ha rimandato le partite dove dovevano essere rimandate. Ha giocato le gare a porte chiuse dove doveva essere giocata a porte chiuse, invece nelle regioni dove non c'è nessun emergenza si gioca come a Pisa, per cui la partita si giocherà regolarmente a porta aperta. Pensiero Gabriele, ricordi che siamo in fascia protetta e niente, no, a te. Non tirare fake news, per favore. Non ho preso nessuna laurea in virologia su Facebook, come invece mi sembra non abbia presa tanta gente, che ne ha presa anche 2 o 3 in 2 giorni, quindi insomma io invece rimango nella mia beata ignoranza e faccio un discorso di semplice logica, ovvero che se una cosa deve essere contenuta la contieni chiudendo tutto e non chiudendo parzialmente cose sì e cose no, perché ho trovato, come per esempio a Torino, una cosa idiota, cioè chiudere lo Juventus Stadium, che non è neanche a Torino, è la Venere Reale, e fra l'ospedale di Torino e la Venere Reale c'è 40 o 50 chilometri, e hanno lasciato aperto il Lingotto che è dietro l'ospedale, cioè quindi forse era più a rischio il Lingotto dello Juventus Stadium. Quindi ripeto, dice, ma da una parte è il lavoro, bisogna lavorare, da quell'altra è il divertimento, benissimo, però se il problema è contenere, cioè non è che se mi ammalo al lavoro sono contento e se mi ammalo mentre vado a vedere la partita invece mi dispiace, cioè se mi ammalo mi dispiace in qualsiasi ambito, quindi secondo me non erano i motivi giusti. Hanno chiuso una settimana il calcio cercando di facendo una cosa che poi, visto, dopo un giorno si sono resi conto che Inter Sampdoria non sapeva più quando recuperarla perché c'è l'Europeo, ovviamente poi hanno dovuto decidere di giocare, perché altrimenti non gli sarebbe più tornato niente, il castello gli sarebbe caduto su se stesso. No, quindi è anche interessante il fatto che invece lo chiedo a Simone, che insomma siamo nel momento per il quale, cioè, il calcio è costretto, ormai il calendario è talmente fitto di impegni che non so prima andare più niente. Ah,
Ah, beh, questo è logico. Quando giochi tre volte una squadra, a volte gioca tre volte in una settimana. Cioè, ad alti livelli, cioè, è diventato chiaro che se succede qualcosa non si ma può. Ma non solo ad alti livelli, purtroppo. Purtroppo che la Serie C si è fermata per due partite. Io penso che il calcio stia diventando stucchevole a volte su tutti gli impegni che ci sono. Però una curiosità che, Gabriele, poi ne analizziamo dopo le telefonate. Inter Juventus, che fino a domenica sera è a porte chiuse, se la giocasse lunedì aperte, quindi da lunedì il coronavirus, certo, non più ha, ma scherzi, perché fa tipo il parrucchiere che lunedì fa festa, diamine, no era una curiosità, è un incrocio fra parrucchiere e fisista il coronavirus. Allora, capito? Che cosa ne pensi rapidamente, così poi chiamiamo subito Simone Calori. Sono d'accordo, cioè è inutile chiudere un po' per certe attività e altre no. Come, è proprio una cosa quasi insulsa, perché come diceva giustamente Gabriele, se il virus si diffonde in qualsiasi contesto. Il problema è che si è sparsa la paura di questa cosa e quindi presi dall'angoscia momentanea, poi ci siamo accorti che effettivamente poi il problema che c'è non va sottovalutato, ma insomma è rientrato, quantomeno sta rientrando nei canoni, ecco, del giusto essere prudente, esatto. E forse questa cosa qui aveva spaventato un po' tutti, diciamoci la verità. Esatto. E proprio nell'ottica della paura, poi, sarebbe bene che la gente smettesse di stare davanti al televisore, che su 100 notizie, sì, 95 sono bischerate, e magari esce, va a fare una passeggiata, va allo stadio, si distrae, e magari il cervello poi è anche un pochino più predisposto per cercare di capire la situazione com'è, no? Come ti raccontano, come te la vogliono far sembrare. Va bene, leggiamo qualche messaggio dalla nostra chat. Allora, vedo, intanto salutiamo, abbiamo già salutato prima, forse no, Paolo Sardelli. Ah, è vero, Paolo, Paolo, scusa, ciao Paolo. Bionda. Poi vedo un po', qualcuno dice si vede che non mancava Marin, Valeria dice Marco E non c'è ancora. Purtroppo a lungo emergono le qualità che rispetto al 70% delle squadre inferiore, non lo so, ora così inferiori non mi sembra che siamo, sinceramente. No, sono d'accordo. Deve rientrare in forma Batman, dice Massimo, altrimenti salutiamo anche Roberto Bazzoretto. Ma giocare con De Vittis e Caracciolo centrale e fare cosate benedetti, che ne pensate? Lo dice anche Giovanni Maffei, oltre che Michi. Si è detto un po', in un certo qual vediamo senso. Perché comunque non dimentichiamo che poi c'è il turno di fa settimanale prima del derby, quindi qualcuno starà fuori probabilmente. Oltretutto è anche una partita logisticamente complicata, perché comunque ti porta a non allenarti prima, per certi versi, e allenarti poco dopo. Esatto. Di tutti i posti dove potevamo andare in turno settimanale, ma bastava nei mega iper computer della Lega mettere qualche paletto, come si mette a volte dei paletti che certe partite non possono essere giocate la prima giornata, come succede in Serie A. Bastava mettere che nei turni infrasettimanali evitare a squadre di fare questi spostamenti di 1000 chilometri. Magari il Pisa giocava con l'Entella, il Crotone giocava magari con una squadra col Trapani, oppure una squadra della Campania, in maniera tale da mettere le squadre nelle condizioni di mercoledì allenarsi. Ora se pretendi veramente, ma in Serie A lo fanno. Quando ti dicono che big match le prime quattro giornate non ci possono essere, come mai? Fermatevi, io non so. Pronto? Sì. Ci siamo, Simone? Ci senti? Ci siamo. Eccoci. Sì, sì. Perché si era sviluppato un dibattito mentre ti stava chiamando la regia. Allora, eccoci qui in diretta con Simone Calori, grazie ovviamente di essere nostro ospite. E intanto, guarda, esordisco perché c'è una lieta novella che insomma avevi detto un po' in privato, se vuoi condividerla anche con tutti, secondo me è una cosa molto molto bella, insomma. La lieta novella è quella che a giugno l'anno scorso mi sono sposato e non so se è lieta, e che a giugno di quest'anno divento papà. Auguri! Quindi auguri, tantissimi auguri ovviamente da parte nostra, da parte chiaramente anche del pubblico, e quindi insomma sicuramente sono cose che fanno molto piacere. Era l'ora, anche a 40 anni credo che sia per mettere la testa a posto, dici? Perché se no diventa un casino. Grazie comunque, buonasera a tutti, è sempre un piacere. Allora Simone, insomma, con te commentiamo in realtà, purtroppo, perché si parla di purtroppo, un momento un po' negativo del Pisa, una vittoria in 9 gare, ultime disputate in casa, poi addirittura è dal 2 dicembre, quasi 3 mesi che non vince il Pisa, ecco, in realtà in uno stadio in cui poi è facile essere caricati, perché poi te ne sai qualcosa, a Pisa in casa eri sempre tra quelli insomma che erano
i più feroci tra virgolette con insomma pallone tra i piedi, con l'impegno massimo. Quindi come si può guarire da questo problema che è non vincere in casa? Ma è strano effettivamente, perché in casa, insomma, a parte che con il Pisa, anche quando si gioca in trasferta, si è sempre in casa, questo è poco ma sicuro. E la Serie B sicuramente è un palcoscenico dove si trovano tifoserie, insomma, importanti, quindi, però è strano appunto che non riesca a fare risultati in casa, perché è un'arma in più. Secondo me la partita con l'Empoli credo abbia un po' condizionato il percorso e il cammino del Pisa, che fino a quel momento era più che positivo, oltre che vabbè, la partita con la Cremonese è stata insomma una vittoria, l'ho vista tutta quella partita, è stata una partita veramente incredibile ma bellissima, giocata a tutte e due le squadre, e quella poteva dare il là invece insomma, a parte il pareggio col Chievo in casa, ci può stare, però poi dopo un po' è andata un po' a scemare, e mi dispiace perché per pochi punti secondo me se la poteva giocare e se la potrebbe giocare ancora per raggiungere anche un posto nei playoff. Senti cosa ti dico io, nonostante adesso il Pisa è nei playout, sì. Ma la Serie B è, quest'anno è qualcosa di clamoroso, nel senso che tutti si giocano insomma la possibilità di accedere ai playoff. A parte il Benevento, che insomma ha già vinto, però secondo me il Pisa può ancora dire la sua. Tu quante gare hai visto quest'anno del Pisa, Simone? Ma guarda, ne ho viste poche perché c'avevo da pensare alla mia squadra, ormai ex, però ne ho viste un paio, e l'ultima appunto quella con tutte in diretta, ti parlo della diretta, poi insomma gli highlights eccetera li guardo sempre. E l'ultima appunto è quella con la Cremonese, che, insomma, ecco, ma in quella gara che è così stata così pazza, no? Secondo te, insomma, quali sono i punti deboli di questo Pisa? Cioè, cos'è che ha subito un po' tanto anche lì in quella partita, indubbiamente, però sì, ha subito tanto, però se è stata una partita veramente dove andavano a 2000 tutte e due le squadre, non si sono mai tirate indietro nessuno in nessun momento, in qualsiasi momento anche della partita o del risultato. Sia il Pisa sia la Cremonese hanno continuato ad attaccare. Credo nella gestione quest'anno la gestione del... Allora, non ti sentiamo più. Perché okay. Qualche volta è capitato di andare in vantaggio, tipo domenica, non saperlo gestire, e gestire non vuol dire che per forza uno debba portare a casa i tre punti, però insomma non farsi rimontare, ecco, questa sì. Questo sì, sicuramente quest'anno qualche errorino in più in fase difensiva c'è rispetto all'anno scorso. Ecco, ma si dice sempre... E poi la fase difensiva, quando parli di fase difensiva non è per forza l'errore clamoroso del difensore, è semplicemente la fase difensiva che parte secondo me dal numero 11. Insomma. Si dice molto, questo soprattutto a gara iniziata, no? Di non cambiare mai centrali, no? In una partita, diciamo, una regola è non cambiare mai centrali difensivi, no? È una roba che si insegna. Ah, non cambiare mai centrali difensivi, dici a partita in corso. Sì, a partita in corso, infatti, quello intendevo. Ecco, invece a livello diciamo più generale, un Pisa che ha dovuto comunque cambiare tanto perché ha avuto tanti infortunati, ha rimescolato molto le carte in difesa, ha ceduto un centrale come Aia, ha preso appunto Caracciolo, secondo te è una regola che potremmo applicare in qualche modo anche alla stagione, oppure ti sembra un po' forzata vista la situazione? Cioè, intendi di cambiare centrali nel mercato? No, cioè il fatto che avere cambiato molto, diciamo, può essere stata un po' una concausa anche di qualche problemino in più in difesa nelle ultimi due mesi, insomma. Anche gli infortuni. A parte che parli con una persona che il mercato lo abolirebbe o perlomeno ne farebbe solamente una, durerebbe forse per me durerebbe una settimana, cinque giorni. Quindi questo sì, effettivamente il Pisa qualcosina ha cambiato e i cambi non sono sempre facili, insomma, a volte ti portano quel surplus. Mm-hmm. Altre volte, ma la maggior parte delle volte non ti portano granché, è difficilissimo veramente cambiare in corsa, anche perché in un campionato come la Serie B non hai tempo di integrarti
e nei moduli di un allenatore, nei modi di un allenatore, perché giochi ogni tre giorni, quindi è veramente difficile. Quindi le scelte del cambiare o non cambiare, evidentemente, se sono state fatte è perché chi c'era per vari motivi non era o non poteva o non era all'altezza della squadra Pisa di quest'anno. Quindi io credo che più che del giocatore singolo bisognerebbe appunto parlare a volte anche della casualità, però più che altro del tenere il risultato, perché quest'anno secondo me in certe situazioni, come ho detto prima, la gestione del risultato e della partita è più importante di altre cose rispetto all'anno scorso, che dovevi vincere a tutti i costi. Io ti faccio l'esempio del Venezia. Il Venezia lo seguo perché c'è un allenatore molto giovane. A me piace molto il Venezia. Mi piace molto il Venezia. Ma il Venezia è una squadra che sa quello che deve fare. Ha un allenatore che l'ha preso, è un, diciamo, una novità per la Serie B, appunto perché due anni fa allenava in Serie B e ci ho giocato contro da giocatore. Un ragazzo che diceva, non venne la Fiorentina, pensate, degli allievi della Fiorentina, quindi lo conosco come ragazzo e sta facendo bene. Però i risultati del Venezia sono risultati che, se li vai a vedere, ha fatto diversi pareggi, cioè ha fatto dei pareggi in partite, cioè sembrava quasi, è sempre lì però, capito? È sempre ora è un punto fuori dai play-out, quindi sa quello che deve fare nonostante sia Venezia. Pisa, secondo me, a un certo punto si è fatta un po' anche ingolosire da un po' dalla classifica, perché tutte le squadre appunto le aveva lì, ma le ha lì tuttora, ti ripeto. Tutto dipende molto da quello che affronterà, cioè la partita col Perugia sicuramente è difficilissima. Poi va a Crotone, se non sbaglio, nel senso, vediamo un po' cosa succederà, dovrebbe essere pure a porte chiuse, tra l'altro, quindi prima del derby, no? Sì, esatto, ma penso che sarà a porte aperte, guarda, sarà a porte aperte come anche il derby, quindi tutto a porte aperte. Ecco, io lo spero, perché è vero che chi comanda deve prendere decisioni veramente difficili in questo momento. Sì, non è facile purtroppo. Non è facile prendere qualsiasi tipo di decisione, però ti posso garantire, e questo lo sai meglio di me, lo sapete meglio di me, che un campionato poi rischia di essere falsato, perché un conto è la domenica, e un conto è diverse partite in cui poi dopo, le quali poi dopo devi giocare a porte chiuse, insomma, quindi diventa problematico, quindi sì. Vedremo. Poi ho saputo oggi, non so se è una notizia vera, perché se ne sente tante, io ero anche un po' indaffarato oggi, ma c'è stato dei casi di, a parte nella Pianese, che a Piancastagna, io tra l'altro il giocatore che giocava l'anno scorso contro di noi, Udo King, ma anche a Pisa, se non sbaglio. A Pisa non ancora, c'è solo quarantena precauzionale, ma non è arrivato niente, fortunatamente, quindi siamo fortunati però. Anche in questo caso, c'è, anche in questo momento ci sono delle situazioni un po' particolari che fanno pensare anche ad altro, insomma. Ciao Aurora Malcini, c'è una domanda per te. Ciao, allora, senti, ti volevo chiedere, i momenti no ci sono sempre, no? In un campionato, anche quando giocavi qui a Pisa, ci fu un periodo un po' nero e poi il Pisa ne è uscito bene e ci ricordiamo come. Sì. E secondo te cosa deve fare una squadra, cioè quale deve essere lo spirito giusto per uscire da un momento negativo? Perché effettivamente dopo la partita di Empoli, persa sul finale, poi contro una diretta avversaria come il Venezia, perdere in casa, insomma, ci può essere questa fase di calo. Secondo te cosa suggerisci alla squadra, al gruppo, perché per rimotivarsi? L'importante è resettare, perché sia una vittoria che una sconfitta non è facile, perché è normale quando in casa vinci e poi appunto perdi così un po' in modo anche un po' rombolesco, come è successo anche a Empoli, ti dà una bella mazzata. Io penso che sia allenatore che il gruppo, insomma, che poi è la base, è quella che viene tutta dall'anno scorso, credo che abbiano tutte le qualità caratteriali per venire fuori da questa situazione. È la negatività che porta poi ai disastri sportivi. Credo che Pisa e Pisani sappiano benissimo che quest'annata deve essere, perché con chiunque ho parlato dei tifosi sanno che quest'anno bisogna salvarsi, non è che pretendono no, che infatti, cosa, esatto. Ma fin da,
sin da due mesi fa, insomma, non è che o dall'inizio del campionato. Quindi questo altrettanto devono fare i calciatori in questo momento devono ritrovare unità, devono ritrovare lo spirito giusto e capire che magari a volte può bastare anche un punto, ecco. Invece di farsi sorprendere magari con un risultato perché stai vincendo e poi ti pareggiano e vuoi rivincere la partita a tutti i costi, insomma. Bisogna badare più alla sostanza in questo momento che non tanto al gioco, insomma. Quest'anno è fondamentale rimanere in questa categoria per poi sperare in altre cose, però io sono sempre convinto, ti ripeto, che quest'anno il Pisa ancora non ha detto la sua, per me. Poi dopo può darsi speriamo che sia così, no. Ovviamente Simone, grazie. Secondo me il Pisa può ancora dire qualcosina di più e la Serie B quest'anno è molto variabile, si può dire così. Da un Simone a un altro Simone ovviamente ti fa una domanda. Ciao Simone, senti, ciao. Dicevo appunto una Serie B molto variabile, molto equilibrata, dall'ottavo al sedicesimo posto, 9 squadre in 6 punti, una classifica che è un po' un'arma a doppio taglio, ma forse per il Pisa in questo momento un po', diciamo, no, tra virgolette, invece può essere la maggiore alleata, nel senso che alla fine hai questi pochi punti per poter risalire le posizioni che ti possono dare una mano, perché paradossalmente basta una o due vittorie consecutive o una vittoria un pareggio e già puoi balzare fuori da questa posizione un po' non buona. Quindi diciamo che possiamo dire che la classifica così equilibrata può essere un buon alleato per il Pisa in questo momento. Sono pienamente d'accordo con te, è un'alleata proprio perché veramente con due partite buone ti ritrovi in un'altra posizione di classifica. L'unico errore che non deve commettere appunto il Pisa, come può commettere altre squadre, come commettono anche altre squadre, ma il Pisa non ha nei giocatori e nell'allenatore questi valori, cioè ha dei valori molto più importanti e è ben consapevole di che campionato deve fare e non adagiarsi quando poi i momenti vanno bene, perché questo è un campionato talmente equilibrato che è vero che puoi essere a un punto dai playoff, ma ti ritrovi se perdi due partite e dentro play out. Quindi l'equilibrio credo sia la base di ogni squadra, ma quest'anno ha maggior ragione. Io ti ripeto che secondo me il Pisa deve ritrovare semplicemente compattezza, ma la sostanza, che magari giocare anche un po' in modo più maschio, da Serie C, guarda che ti dico, ma in un modo più come ci ha abituato, insomma, in certe partite, insomma. Quindi senza avere tante paure, ma se la può giocare tranquillamente con tutte. Faccio fare un'ultima domanda da Gabriele invece. No, ma ciao Simone, più che una domanda è una considerazione. In questa settimana, ma anche in quella precedente, la vostra squadra del 2006-2007 è stata spesso da noi, da tifosi, rammentata, perché tanti dicono che queste partite qui decisive erano già vinte prima di essere giocate. Io non so come facevate, ma poi fondamentalmente è la verità, perché quell'anno lì le partite a non sbagliare non le sbagliavamo mai. Sì, ora io ti ripeto, ogni volta che si parla di quell'anno lì, sì, da un punto di vista mio personale mi scappa da piangere perché ormai sono vecchio, però da un punto di vista del calcio sì, ormai cioè, sono passati degli anni, è giusto parlarne, e ti dico che l'unica cosa che mi ricordo, è giusto che mi ricordi, che mi porto dietro per tutta la vita di quell'anno lì, è che noi sapevamo di essere inferiori agli altri sotto certi aspetti, cioè noi badavamo al sodo, cioè noi una cosa era certa, che per superarci dovevi veramente fare un miracolo, cioè da superarci anche l'uno contro uno, e ti parlo di noi difensori. Questo è uno spunto interessante. Noi davamo tutto, ma sapendo che sicuramente davanti a noi avevamo dei giocatori molto più forti di noi, quindi parti da quella base lì, perché anche quest'anno secondo me è un gruppo con dei giocatori importantissimi, ci mancherebbe, però è un gruppo che secondo me quando incontra anche altre squadre sono molto più blasonate a livello di nomi e di giocatori, non di città e di tifoserie, e secondo me deve andare più al sodo, come dire, prima di superarmi devi vendere cara la pelle. Questa è la cosa che un po' ci ha contraddistinto quell'anno lì che ricordavi te, e in più la personalità di specialmente
Attenzione, c'è avuto un altro saltino. E qua alla, anche da parte di qualcuno tipo Fabrizio Ferrigno, che veniva a prendere palla in area di rigore e se la portava nella metà campo avversaria. Insomma, quella personalità lì non deve mai mancare. Esatto. Allora, noi ovviamente ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, Simone. Speriamo di averti anche magari in studio, chissà, magari con la bella stagione, magari non lo so. Ma guarda, io ringrazio voi e ti dico che sicuramente con la bella stagione vengo, anche perché ora di tempo ne ho e quindi anzi, per quello mi dispiace, spero anzi che tu trovi presto una cosa che ti possa soddisfare come era stato all'inizio campionato. Quello te lo auguro. Ma sicuramente, dai, tanto il calcio è fatto, appunto, ritornando a Pisa e a me, è fatto di alti e bassi, è fatto di risultati, ma non per questo, insomma, uno si deve demotivare o perdere. No, poi stessa è una persona che dà il massimo e è sempre pronto a tutto, quindi sei su questo. E questo vale per me, vale per voi, vale per il Pisa, e sono più che convinto, vi ripeto, che il Pisa farà un ottimo rush finale, di questo sono più che convinto. Grazie mille allora, Simone. Un abbraccione a tutti. E ovviamente auguri anche per il nuovo. Grazie. Quello ci vuole un grosso bocca al lupo proprio. Sai già cos'è? Sì, è una femmina. Vi dico anche come si chiamerà, gli ho dato un nome io e non ridete, però si chiamerà Aria. Perché se manca l'aria, manca tutto. Bellino, grande bello, Simone. Bello. Complimenti. Un abbraccio. Grazie. Ciao ragazzi. Come sempre ci dà degli spunti di riflessione interessanti, è sempre molto affezionato. Si vede che ci tiene tanto. Se non sbaglio, però, non era anche durante quell'anno, chiedo soprattutto allo storico, a Busto Arsizio, che perdemmo. Non era a Busto Arsizio che perdemmo, anche lì noi eravamo lanciati, lanciati per essere primi, no? 4-2. Cioè, gliel'ho chiesto apposta perché effettivamente noi eravamo lanciati ad essere primi. Io penso sia stata una, ma forse nemmeno Latina, nemmeno anch'io Brescello. Me la ricordo come una delusione incredibile, una partita dominata fino a che poi insomma sarebbe da aprire un capitolo su cosa successe, perché io continuo ancora poi a non vederci chiaro. Anch'io. Però con la tripletta di Temelin ce l'ho sempre qui. Ero presente. Intanto chiedo alla regina di telefonare a Eddie Baggio. Però perché... vedi poi il calcio com'è bello, perché dopo una vicenda del genere eravamo tutti scoraggiati. E poi l'anno è finito in un certo modo. Ci siamo con l'esperto mentre di aspetta di cosa era, volevo finire, no? Aspetta, vediamo. No, fatemi sentire che squilla, sennò ragazzi poi si fa occupare. Visto il destino, voleva che si parlasse di quell'anno splendido che è stato il 2006-2007. È sempre molto affezionato a noi, eh? Tutti quei giocatori di quell'anno lì di Braglia sono voi rimasti. Anche Eddie è dell'anno... prima c'era anche quell'anno lì c'era, però il protagonista è stato ci dice di chiamare nell'anno precedente la salvezza con quel gol al 94esimo di testa che fu fondamentale per poi fare l'anno dopo che minuto era che minuto era aspetta silenzio pronto sì pronto Eddie sì ciao eccoci buonasera. Sei in diretta su Finestra sull'Arena ciao buonasera. Allora, un grande naturalmente ex nerazzurro, anche capitano, insomma, veramente hai fatto, sei un esperto di salvezze perché ovviamente è anche di promozioni, insomma, col Pisa hai visto quasi l'inferno e poi sei arrivato in paradiso, si potrebbe dire così, eh? Sì, nell'arco di due stagioni hai detto bene, è stato proprio questo il film di quei due anni lì. Tra l'altro ovviamente ti chiamiamo anche perché il Pisa in questo momento è in una situazione un po' difficile di classifica, e così come poi era quel Pisa che, dove tu poi hai iniziato a dare il tuo contributo, perché a inizio stagione, se non mi ricordo male, eri infortunato nel 2005-2006 e poi è un po' stato più avanti che tu poi hai iniziato a guidare poi letteralmente la squadra e a trovare questa rete, che poi è da lì che voglio partire, da questo gol al 98esimo dove è volato di tutto, insomma. Sì. Diciamo che almeno a livello personale me lo ricorderò finché vivrò, perché comunque è stata veramente una cosa molto particolare, dai, diciamo così.
Sì, è stata una cosa molto bella. Qui abbiamo visto anche una sequenza di un tuo gran gol, è stato quel pizzichettone dove indossavi anche una fascia che ti era stata regalata da tuo fratello Roberto, giusto? Sì, questa è un particolare, insomma, che diciamo in quel gol lì forse ha ricordato un po' alla gente qualche dribbling anche di mio fratello, quindi è stato un po' un gol, penso, abbastanza bello, insomma. Dai. Sì, un gran bel gol. Dunque, sappiamo che stavi guardando insomma la partita dell'Inter, ma che effetto fa vedere uno stadio così vuoto in una situazione un po'... Beh, sai, io da tifoso nerazzurro di tutte le squadre nerazzurre. Sì, esatto. No, è molto triste, sinceramente. È ovvio che insomma la situazione attuale purtroppo ci può anche stare, ecco, non voglio entrare in altre dinamiche più importanti, però sicuramente da un punto di vista sia del giocatore che del tifoso è una cosa abbastanza triste e speriamo insomma che tutto si risolva il prima possibile e che si ritorni a diciamo a riempire gli stadi con il tifo quello giusto e speriamo che appunto domenica sia una tantum questo problema che si è risolto insomma da E si risolva presto, certo. Sì. Sì, esattamente. Tu c'eri giusto ad aprile per i 110 anni del Pisa, no? Se non sbaglio. Sì. Ecco, sì, e lì certo. Ti chiedo, hai ritrovato un po' la stessa passione di quando hai giocato qua? Beh, sai, Pisa, credo che la passione non morirà mai. È talmente un amore incredibile da parte della tifoseria, della gente di Pisa per la propria squadra che... Sicuramente non cambierà mai, indipendentemente dalla categoria che Pisa possa, in cui il Pisa possa giocare. Quindi è una cosa che veramente si trova da poche parti e aver fatto parte insomma di un ambiente così attaccato alla squadra è stato un motivo di orgoglio, insomma, averci giocato, aver lasciato un buon ricordo. Tra l'altro in chat avevamo, in chat della nostra trasmissione avevamo un tuo grande tifoso che forse conosci, si chiama Giuseppe Psaro Passione, che ti saluta, sì, insomma. Grazie, ecco. Lo abbraccio. Allora, voglio vedere un po' se qualcuno dei nostri compagni di viaggio riesce a farti la domanda giusta tra salvezza e insomma momento del Pisa. Vediamo se c'è Gabriele o Simone. Io la cosa che posso dire... e penso che mi confermerà che il suo gol al 98esimo, oltre logicamente al valore che ha avuto in campo, penso che possa essere un po' ritagliato come un'icona di come nel calcio fino all'ultimo bisogna sempre lottare e crederci, perché il calcio è imprevedibile e quando sembra magari che le cose non vanno, invece poi alla fine arriva, può sempre succedere qualcosa, ci può essere un cambiamento, cioè alla fine noi... Io mi ricordo, ero in Gradinata a quella partita e molta gente era già andata via dallo stadio, ormai il Pisa era retrocesso, invece all'ultimo secondo il tuo gol ha salvato il Pisa. Penso che sia un po' l'immagine che il calcio ci può insegnare di non mollare mai e di lottare sempre fino all'ultimo secondo. Beh, sicuramente credo che il calcio sotto questo punto di vista possa regalare delle sensazioni, delle emozioni veramente incredibili, come è successo forse in quel caso lì. È stato un anno molto difficile per mille punti di vista e quindi un finale diverso sarebbe stata una mezza tragedia per noi giocatori, per la città di Pisa, che ovviamente per la tifoseria che non meritava assolutamente una retrocessione in quell'anno lì, quindi è chiaro che per l'importanza, per il momento in cui è venuto quel gol, insomma, come hai detto tu, è rimasta un po' un'icona, perché insomma, alla luce dei fatti che l'anno dopo abbiamo addirittura vinto il campionato, siamo andati in Serie B, quindi insomma è stata uno spartiacque molto molto importante. Senti, una curiosità, ma quando hai colpito quel pallone? Hai avuto paura che non entrasse in porta e quell'ultima occasione poteva andare sprecata? Ma guarda, io mi ricordo che era un gran caldo, ho colpito
ero morto praticamente in campo. Penso che, cioè, pensare lì non sia ipotizzabile, uno fa e basta, insomma. No, lì fai, chiudi gli occhi a un certo punto, speri che tutto vada per il meglio. Poi ovvio, cioè, ero stanchissimo da un quarto d'ora, me lo ricordo, da 20 minuti alla fine eravamo tutti stanchi, un po' dalla tensione di settimana, insomma, molto sentite, molto vissute, insomma, molto con anche un po' d'ansia, quindi eravamo, diciamo, quasi alla fine. E poi, inspiegabilmente, dopo il gol ho trovato la forza di fare 100 metri per andare. Mamma mia, veramente, sei andato dalla parte opposta. tra l'altro mi ricordo anche di Toma che ti ha voluto abbracciare prima che tu, no, che tu raggiungessi la curva, è riuscito a correre più veloce di te, a placcarti, insomma. sì, beh, è stata una cosa molto, appunto, insomma, molto particolare, che ricorderò sicuramente sempre, perché, insomma, al di là della soddisfazione per la salvezza, poi, appunto, alla luce anche dell'anno dopo, di quello che è successo, insomma, è stata una cosa veramente che, insomma, è rimasta impressa a me, ovviamente, ma anche a tanti ancora amici tifosi del Pisa, che tutte le volte mi ricordano questo gol. Prima di passare parola a Gabriele, volevo leggere qualche messaggio, perché c'è veramente tanti attestati di stima. C'è qualcuno che ha detto: grande Eddy, la Massese ti saluta, oppure Eddy Baggio è una grandissima persona, oppure Fabio con Eddy Baggio salta tutto lo stadio, e ancora Giuseppe Psalmassone che ricambia, e poi Giovanni Maffei che racconta di essere saltato a circa 2 metri da terra a quel gol famoso, e Alex che dice: ogni città dovrebbe avere un proprio Baggio, insomma, praticamente, insomma. Vabbè, io non posso far altro che ringraziare ancora una volta, ma l'ho sempre detto, non è Ruggianeria, perché, insomma, ormai chi mi conosce sa che sono sempre stato uno schietto, quindi la ruffianeria non fa parte del mio carattere, però è chiaro che, insomma, il rapporto che ho avuto io con la gente di Pisa, insomma, quello che mi hanno dimostrato anche quando all'inizio non giocavo, diciamo, per altre ragioni particolari, insomma, non mi va nemmeno di stare a discutere, insomma, che dovevo andare via, poi avevo giocato con Terco la Coppa Italia, non sono potuto andare via, hanno fatto una smentita il giorno dopo perché avevano dichiarato che andavo via, insomma, è stata una situazione un po' particolare, quindi, insomma, è stata una grande soddisfazione, diciamo. Sì, una grande soddisfazione, e poi, insomma, tu hai sempre tenuto fino all'ultimo a questa maglia, questo, insomma, poi sei stato uno dei pochi a cui, mi sembra, negli ultimi anni è stato tributato anche un coro personalizzato, e questo, insomma, penso che sia anche motivo di sì, poi me l'hanno fatto quando sono andato via, quindi sicuramente, cioè, la gratitudine che ho per la gente di Pisa è altissima, proprio perché, insomma, ti dico la verità, avrei voluto diciamo avere più tempo per giocare a Pisa, forse fossi arrivato un po' prima me la sarei goduta ancora di più, però mi accontento, insomma, di 2 anni indimenticabili. Vediamo un po' Gabriele, invece. No, io, Eddy, a parte il gol con la Massese, che aveva avuto un peso specifico incredibile, il gol col Pizzighettone l'anno successivo, che è stato uno dei gol più belli che abbiamo visto a Pisa negli ultimi 15-20 anni, non esagero, e poi lo rammentava a Cremona, l'ultima partita di campionato giocata dal Pisa, il gol a Cremona, che fu il primo gol segnato dal Pisa in quell'anno solare lì, in trasferta, e interruppe un digiuno storico. Il Pisa non mai aveva perso così tante partite e non aveva segnato era ottobre, quindi 10 mesi, era 10 mesi che il Pisa non segnava in trasferta. Sì, era un'infinità, quindi sicuramente è stato un gol particolare. Mi ricordo che vincemmo 1-0 con un gol su una punizione, insomma, mio di destra, insomma, è stata anche quella da soddisfazione, un bel ricordo, perché, appunto, venivamo da un periodo in trasferta veramente incredibile, in cui non riuscivamo né a far punti né a fare un gol, quindi una cosa molto strana. Anche a me non è mai successo di giocare in una squadra che per un sacco di tempo così non è riuscita a far gol, quindi è una cosa molto strana, sì. A volte nel calcio è bello perché succedono cose impensabili. Abbiamo una domanda da Aurora. Ciao, per te, invece. Ciao Eddy, grazie di essere nostro ospite, è sempre un piacere risentirti. Senti, immagino che tu seguirai da appassionato, insomma, la cadetteria.
Come vedi questo campionato che insomma si con la classifica molto corta, comunque squadre tutte vicinissime, e come vedi il Pisa, se hai avuto modo di vedere qualche partita, che idea ti sei fatto e come arriva la salvezza, qual è la strategia? Ma io penso che il campionato di Serie B storicamente è un campionato molto lungo, molto difficile, quindi è normale che nell'arco di 10 mesi ci sia un periodo in cui magari anche la fortuna a volte ti porta ad avere più punti in un momento e ad averne meno in un momento in cui magari meriti di più. E purtroppo è un campionato così, quindi è chiaro che insomma la speranza da parte mia di tifoso è che, o meglio il consiglio, di non farsi prendere troppo dal panico. È una cosa naturale, ci vuole del tempo per creare insomma una squadra come ha creato il Benevento quest'anno, che insomma, è nettamente più forte di tutti, quindi l'importante è non farsi prendere dal panico, non caricare magari troppo la squadra di pressioni, perché insomma essere all'altezza di Pisa non è per tutti, quindi non è facile, quindi mi auguro che insomma riescano a trovare un giusto equilibrio per riuscire a diciamo raggiungere una posizione più tranquilla di quella attuale, ecco, quello è il mio augurio ovviamente. Grazie. Allora, mentre Simone ti legge un messaggio di una nostra lettrice. C'è un messaggio di Sandra che condivido in pieno, quando dice che la famiglia Baggio ha dato tanto al calcio italiano. È vero, insomma, tra tutto, fratello. È la io ne ho dato un po' meno, però. Ah, Pisa, per noi vale tutto, vale di più di tante cose. Magari a Pisa forse tuo fratello un po' ci ha purgato quando era con la Juventus in Serie A, però quello. Ne ha combinate di cotte e di crude un po' in tanti posti, quindi... Però gli si perdona anche il fatto di aver giocato nella Fiorentina, gli si può perdonare anche questo. Nessuno è perfetto, dai. Vabbè, no. Battute a parte, ovviamente, certo. Ti lasciamo al secondo tempo di Inter Udo Gorez e noi ti ringraziamo per essere stato nostro ospite, veramente grazie mille, Andy. Ciao, grazie. Ciao, buona serata, grazie. Buona serata. Ciao, grazie. Ciao. Okay. Sempre anche risentire questi giocatori veramente emozionanti. Sì. Scambiare il numero proprio da prima. Noi a volte purtroppo poi il tempo e le vicende ti fanno, perché poi il calcio è anche così, ti fanno un po' dimenticare delle persone, soprattutto dei giocatori che sono passati a Pisa. Ma se tu ripercorri la storia come ci hanno fatto ripercorrere i nostri amici dell'Associazione 100, ti rendi conto che sono passati dei signor giocatori e delle signor persone, uomini. Questa è una persona di un livello assoluto, come del resto il fratello, che è una ferita aperta il fatto che sia stato costretto, si può dire, ad abbandonare gli incarichi che aveva in federazione, perché lo tenevano sostanzialmente con le mani legate. E in un calcio italiano che va sempre più a rotoloni, cioè, se non ci si aggrappa a questi totem, a queste persone che così hanno dato, io non, onestamente non vedo come si possa sperare di levarci le gambe. Poi ripeto, si è messo sul seggiolone, siamo bravi in questo, si è messo sul seggiolone una persona che ha inventato la Serie C a 60 squadre, quindi le speranze purtroppo. Allora, torniamo un attimo a noi in studio, vediamo se la regia riesce a preparare una cosa. Che ovviamente ho scritto. Allora, vediamo un po', qui vedo c'è un commento, vediamo che cosa ci dice. Ok, no, perfetto. Ottimo, perfetto. Allora, vedo la salvezza è d'obbligo, se devo fare lo stadio va raggiunta a tutti i costi, dice Emanuele. E allora, visto che sono delle news, una delle news del giorno è quella appunto dello stadio che ha visto, vediamo se la regia ci manda, la fine praticamente delle osservazioni, quindi le 65 osservazioni che erano praticamente l'ultimo passo della variante urbanistica sono finite, ora approvazione in consiglio comunale, e dopo che sarà concluso anche quest'ultimo punto, allora a quel punto la palla passerà definitivamente al Pisa. Quindi insomma soddisfazione da parte dell'assessore ai lavori pubblici Raffaella Trova, che speriamo di avere quanto prima anche in trasmissione, lo inviteremo, vedremo un po' che cosa ci dirà, che però oggi ha appunto rilasciato alcune dichiarazioni. Insomma, direi che sullo stadio
perlomeno il comune ha fatto tutto quello che doveva fare, no? Mi sembra anche a voi. Ottimo, ottimo lavoro, sono veramente contenta, si era detto anche nella scorsa puntata. Complimenti al nostro amico assessore La Trofa, che è un tifoso, che porta avanti questa istanza dello stadio con uno spirito davvero cittadino, davvero pisano. E lo ringraziamo, perché non è mai facile destreggiarsi tra la burocrazia e a volte anche alcune chiusure mentali, no, di alcune persone che hanno degli interessi che gravitano su queste grandi attività imprenditoriali, quindi nell'ambito dell'edilizia. Bravo lui che sta tenendo bene il gioco e il pallino in mano, e sono certa che sta facendo una cosa importantissima per la città. Allora, vediamo un attimo di cambiare anche argomento. Tanto lo stadio l'abbiamo detto tanto, momento del Pisa, abbiamo parlato finora insomma dello schema, però se scendiamo, ovviamente dopo l'ultima partita io ho fatto un po' di analisi varie, insomma, Pisa dei due volti, con gli attacchi d'ansia che ha questa squadra, dei punti lasciati per strada nei secondi tempi, l'abbiamo detto, delle partite che insomma sembrano, a volte c'è anche un po' di paura di vincere, non bisogna avere paura di vincere le partite, ma bisogna avere quella paura che ti fa giocare bene. I numeri che ne abbiamo parlato sono abbastanza negativi, c'è forse l'unica nota positiva è quella di Masucci, che ha segnato 4 reti nelle ultime 5 partite o 4 assist. Il mercato, che qualcuno qui, io vorrei dire due cose, poi passo anche la parola a Simone e a Gabriele, ma allora perché? Cioè, oggi sento parlare del mercato, che è stato un brutto mercato, che io per esempio non sono convinto, dello stadio, ma se si retrocede allora non si fa più lo stadio. Oh, ragazzi, io veramente, se si retrocede succede, cioè, ora siamo un attimo nei playoff e non ci siamo mai stati finora, ora nei playout non ci siamo mai stati finora, ma santo cielo, questa è una squadra che salvarsi è ampiamente nelle sue possibilità, e solamente se non si salvasse allora sì che dovrebbe essere davvero crocifissa. Ma sarà ora che tiri fuori gli attributi che ha, le qualità che ha, che riesca a esprimere il gioco che sa esprimere se vuole, e che si liberi da questi problemi che a mio avviso sono quasi del tutto mentali. Sì, psicologici, sono d'accordo. Per quanto mi riguarda. Sì. Non so se te cosa ne pensi anche te, Simone, ma io faccio un discorso su questo. Ma non lo so, nel senso, sì, probabilmente qualcosa è a livello mentale, però io la vedo più su un assetto della squadra. Cioè, secondo me, se trovi la giusta chiave di lettura delle partite, il giusto modo di modulo, tra virgolette, in cui riesci a esprimere al meglio le tue qualità, secondo me, di mentale. Ecco, il problema mentale può essere il fatto che non riesci a fare quello che vorresti, quello può essere, però non è una questione che il gruppo è depresso o che altro, è un momento negativo in cui probabilmente devi fare quei cambiamenti per fare in modo che la squadra esprima il meglio di sé. Ma in questo momento, penso, noi con un mister come D'Angelo siamo una botte di ferro. Cioè, D'Angelo ci ha fatto vedere più e più volte anche lo scorso anno di saper cambiare e modellare la squadra per fare in modo che dia il massimo delle sue qualità, quindi cioè, ci può stare. Comunque c'è ancora il campionato, è molto lungo, c'è ancora tanti punti a disposizione, cioè veramente, se no non si può essere Real Madrid quando si vince e essere il canicattì di turno quando si perde le partite. Cioè, il calcio è questo, il calcio è questo, e ci sono momenti sì, momenti no, giochi bene, giochi peggio, si cambia, si modella e si modula. Cioè, se no davvero... Allora, certo, volevo sapere che cosa ne pensa Gabriele su questo punto. Ripeto, se avessi la soluzione, sono dell'idea di Eddie, cioè non si deve farsi prendere dal panico e da buttar via tutto, e quello non è buono, quello non... Cioè, purtroppo poi va a finire che se no siamo troppo legati al dio risultato, che è vero che comunque conta, perché alla fine di questo giochino diabolico tutti si va a vedere la classifica e tutti si va a vedere i risultati, però c'è un percorso di crescita, è un percorso che la squadra sta facendo da un anno e mezzo e anche più, che sotto tanti punti di vista non deve essere assolutamente dispersa, al quale dobbiamo aggrapparci
per risalire una posizione, cioè non è che c'è da risalirne 200, cioè c'è da fare uno step. Noi siamo sempre stati 2, 3, un gradino sopra l'obiettivo, ora siamo per la prima volta un gradino sotto, ma da qui a andare in paranoia e a tirar fuori uno psicodramma, insomma, secondo me ce ne corre. Io vorrei vedere un pochino più attaccamento, e soprattutto lo ridico, come lo dissi sabato, io non voglio vedere la gente che poi va a fare le corse per il biglietto di una novella Pisa-Brescia. Cioè il muro si costruisce mattone su mattone partendo dal basso, cioè piace a tutti, no? È come quando ti fai un modellino di qualcosa splendido, a tutti piace metterci l'ultimo pezzettino, infatti, capito? Però c'è tutti i pezzettini prima, no, che vanno messi. E a me la corsa al carro, la corsa al festeggiamento, la corsa alla vuvuzela, perché così c'era anch'io, io incomincio a starmi un po' sul gozzo, perché poi questa è una città che è splendida e meravigliosa, però ogni tanto si dimentica troppo spesso e troppo facilmente da dove è arrivata e come ha fatto a uscirne. Infatti, allora cominciamo a parlare invece ora dell'avversario del Pisa, che è il Perugia di Serse Cosmi, perché insomma c'è questo ritorno di Serse Cosmi. Sarà un'altra partita tra Leone Feriti, fondamentalmente quella tra Pisa e Perugia, con un Perugia in crisi che non ha fatto 3 sconfitte di fila, e forse quella con l'Empoli è un po' stata anche piuttosto, cioè, simile a quella che ha fatto il Pisa, che poi è arrivata una vittoria 1-0 al 90esimo, gol di Frattesi, un altro che è specializzato in gol all'ultimo minuto, insomma all'andata noi ne sappiamo qualcosa. Mancherà fortunatamente per il Pisa Pietro Iannello, ha pietato per un turno dalla squalifica, non dovrebbe esserci Gabriele Angella per una lesione alla cuore sinistro, me lo conferma anche Gabriele che ha parlato con qualcuno di Perugia. È in dubbio, se non sbaglio, anche un altro giocatore, probabilmente Buonaiuto, possibile? Lui in Buonaiuto dovrebbe giocare, dovrebbe essere 4-3-3, sì, ma dovrebbe aver recuperato. Okay. I tre davanti dovrebbe essere Buonaiuto, Melchiorri e come si chiama dell'altro esterno, non me lo ricordo più. No, Falcinelli dovrebbe partire dalla panchina. E vabbè, niente, non me lo ricordo. Comunque Cosmi, che è un decano del 3-5-2, è passato l'ultima partita al 4-3-3, sembra che la squadra abbia avuto una reazione importante, insomma il secondo tempo ha dominato l'Empoli, poi hanno grossi problemi in zona realizzativa, 17 gol fatti da Iemmello su 27 fatti dal Perugia, molti gol fatti su rigore, 9 credo addirittura. Sì, quindi insomma è una squadra che ha dei problemi, che era stata costruita per altri obiettivi e che viene a Pisa con una sorta di spada di Damocle sulla testa, perché dopo Pisa il 1 settimana va a Benevento, quindi insomma la partita di Pisa per loro rischia di diventare un crocevia veramente importante. Potrebbero essere inghiottiti anche loro se non vincono. E mi diceva una cosa interessante, ma questa volendoci è anche facile arrivarci, Ferroni, Tonello Ferroni del Messaggero. E lo sentivo già ai tempi degli scontri, diciamo quelli del famoso 2-2 di Favasulli, ormai è sono persone con le quali mi ci raffronto anche così, anche quando non ci scontriamo nel campionato. No, per caso mi diceva che è una squadra che bisogna vedersi e poi alla testa per lottare per la salvezza, perché dice nonostante i valori tecnici magari siano superiori a altre squadre, però bisogna averci anche il pian di cima sull'obiettivo. È una squadra costruita in larga parte per andare in Serie A, si ritrova a lottare contro la Juve stabile di turno per il mantenimento della categoria, non è facile. E poi non lo sapevo, in campo è sempre una delle squadre più giovani della Serie B. E questa è sicuramente una cosa importante. Mi confermi, Gabriele, che al posto di Mello e di appunto Angela dovrebbero giocare Melchiorri l'attacco e Sgarbi dietro? Sì. Ok, quindi insomma, diciamo che anch'io ho studiato, oggi mi sono messo a studiare il Perugia. Loro hanno una gran forza sulle corse laterali, hanno Rosi e Di Chiara che sono degli elementi molto, molto importanti. Hanno preso Greco, il nostro ex Leandro, sì. Sì. Leandro. Hanno preso Greco per dare un po' di sostanza a un certo campo giovanissimo, difensore centrale, è arrivato al mercato da svincolato e dovrebbe e poi hanno Leandro. Sì, giocherà con Sgarbi centrale e Kwame e Greco e il gioiellino scuola Atalanta Carraro, che mi diceva questo lo prossimo anno lo vedi in Serie A occhi chiusi,
E davanti, ripeto, Melchiorri, buon aiuto, e mi manca, come Sottenani, che te ne manca sempre uno, quando li vai a dire, a me manca l'esterno destro d'offensivo dell'attacco. Falcinelli. No, Falcinelli gioca punta centrale, cioè non gioca punta centrale perché mi ha detto non fa gol nemmeno con le mani, quindi, ecco, quindi gioca Melchiorri che ha avuto la valigia fino al 30 di... È bello però che i giornalisti di Perugia abbiano così fiducia nei propri giocatori. No, vabbè, sono i numeri probabilmente. Sì, sì. Ora poi andrò a vedere, vado su Transfermarkt. È un po' come Manai, dai. Melchiorri, ecco, la serve comincia come il cognome, però insomma, ovviamente segnerà il Pisa, mi sembra giusto, perché vabbè. Certo. Comunque, insomma, Aurora, tu come lo vedi questa Pisa Perugia? Senti, devo dire la verità, il Perugia dell'andata mi aveva abbastanza sorpreso, tanto che quando si fece un'analisi delle partite che ancora dovevano venire per il Pisa, pensavo proprio al Perugia come una squadra. Però poi vedi, il campionato è particolare, come dicevano anche i nostri ospiti telefonici. Ci sono i momenti in cui riesci a ottenere di più, i momenti in cui magari giochi bene ma ottieni meno. E anche il Perugia mi sembra che sia in evidente crisi. Questo potrebbe non voler dire niente, perché quando anzi sei in crisi vai fuori, soprattutto a prendere punti, a cercare punti, quindi potrebbe essere una partita insidiosa. Certo è che anche per il Pisa sarà una partita importante, perché alla luce dei due risultati precedenti io immagino una partita molto combattuta, dove entrambe cercheranno appunto di allontanarsi il più possibilmente da questa zona che spaventa un po' tutti. Però la vedo una gara maschia. Una gara maschia. E me l'aspetto così, ecco, molto sarà maschia. Sarà curioso anche vedere, perché sono due squadre, anche Perugia contro l'Empoli, che per quello che produce poi concretizza poco, perché io la partita tra Perugia e Empoli l'ho vista, e veramente il Perugia probabilmente avrebbe meritato anche di vincere, però poi purtroppo nel calcio chi fa gol ha ragione, quindi ha fatto gol poi l'Empoli negli ultimi minuti, ma... È una squadra che produce anche tanto, che ha un buon gioco, insomma poi Cosmi in partita non è che... Vediamo un po', per Giovanni in chat dice che è alla portata del Pisa, questo Pisa, però chiedo anche a Gabriele, a Simone, insomma... No, dicevo per completare, era Falzerano quello che mi mancava. Ecco, era Falzerano, sempre con la F però, insomma... C'è da dire che il Pisa, con le squadre che giocano a pallone, con le squadre anche un po' più con un tasso tecnico alto, si trova bene a giocare. Speriamo che lo faccia anche a sto giro. Purtroppo per bene, mettetelo come vi pare, ma i punti fatti dal Pisa la maggior parte fatte con la zona, le squadre alta, alte, classifica. È vero. Questa è un po' un mezzo a mezzo, comunque però è un po' mezzo a mezzo, comunque sì, questa vedremo mezzo, un po' com'è. È una squadra che non dovrebbe stare lì, ecco, diciamo così. Oddio, vediamo un po' che farà, io non voglio tirarmela, sicché non dico niente di che. Più che altro, come giocherà questo Pisa invece contro il Perugia? Beh, sempre che venga confermato il 4-3-1-2, bisogna capire, insomma, se giocherà magari anche Masucci, che era un po' l'unico acciaccato. Peccato. Dopo la partita, però mi sembra che insomma si sia allenato questa settimana. Forse ha fatto torna solo a disposizione un po' lunedì, sono sempre qualche piccolo acciacchi, quegli acciacchi che i giocatori poi alla fine si portano dietro e li gestiscono prima di dover magari intervenire in un'altra maniera, no? Sì. La gestione fisica fa parte anche del lavoro del calciatore, gestire il proprio fisico, avere degli acciacchi e gestirli prima che diventino magari punti di stop, e magari cercare di portare l'acciacco più avanti possibile per magari sfruttare l'estate per recuperare. Queste sono tecniche anche fisiche che il giocatore... Comunque tornerà Marin, è probabile che giochi Marin, magari starà a riposo Pinato, oppure potrebbe decidere di mettere De Vitis dietro e fare riposare una difensore centrale. Forse potrebbe fare riposare Benedetti. Potrebbe, è uno di quelli che non ha sempre tirato la carretta, insomma. Sarebbe anche giusto. Anche perché c'è dentro nell'ottica della partita anche di martedì. Esatto. Quindi bisognerà capire. Bisognerà perché capire. Perché se no arriviamo scarichi contro. Anche se ora è brutto. Se c'è una gara da sacrificare, però è proprio quella. Ecco, bravo, volevo arrivare lì. Ho detto, anche se è un ragionamento che non mi piace fare, ma se bisogna, diciamo, tirare un po' più il freno in una delle tre partite. Quella di martedì, un po' perché è quella più difficile sulla carta, un po' perché va sul campo di una squadra che in casa. Maffei ha detto una cosa che trasforma. Di cui parleremo giovedì prossimo: lo 0 nella tabella vittorie esterne del Livorno.
Facciamo gli scongiuri. Sì, perché noi siamo bravi, non nei primati, vabbè, quelli negativi. Sì, mamma mia, comunque questo poi lo vedremo. Ci penseremo. Non ce la gonfiamo, dai. Ci penseremo. Bisogna cercare di arrivarci con qualche punto in più alla partita con Livorno, anche perché altrimenti intanto ti si trasforma in una partita che, nella quale, cioè, che non si deve trasformare in quel tipo di partita. Mi informano invece di una notizia che a noi ci dispiace particolarmente tanto. Di un giocatore del Cosenza che si è infortunato per, sì, 20 giorni a causa di uno stiramento, è Raul Asensio. Povero Asensio, mi dispiace, insomma. Pensavo fosse stato accecato da un raggio di sole che aveva colpito la macchina. Senti, ma oggi a proposito di Raul Asensio, del terremoto a Cosenza. Il terremoto era ovviamente Asensio che accendeva la macchina d'oro, quindi mi sembra, certo, va bene, quindi continuiamo questa tristezza. Comunque, battute a parte, allora cominciamo dal pronostico. Aurora li fa tra tutti l'altro e due. Questa classifica non si muove ormai da settimane, anche perché si dice tutte le stesse cose, sì, quindi Aurora fa tutti paura, vai. Si fa due volte. Senti, però io comincio a cambiare un po' le chiavi. Spariglio, ma per un discorso. Quindi perde Pisa 4-0. No, assolutamente. No, Spariglio nel senso che, allora, parto da Crotone, faccio un 1-1. No, Gabriele, Aurora. Allora, siamo rimasti immutati in classifica perché però nessuno ha azzeccato, vero? E invece, per quanto riguarda la partita casalinga di sabato, io vedo, o prevedo un 1-0 per il Pisa. Va bene. Vai, Gabriele. Ma è dura perché, cioè, secondo me fa il pronostico della partita di Crotone, bisognerebbe capire intanto come va quella di sabato, quindi, cioè, cosa è dura così. Invece ma è lì bello. Ma è bello, vai a caso. È momento difficile. Ti faceva piacere avere 23 punti, Gabriele, vai si a è caso. Bloccato fluido. Sì, il problema è che ne dava 26 io di punti a Cidebba, vabbè, lasciamo perdere. Perché? Che è successo? Perché te lo dico, te lo dissi a cena. No, sì, perché aveva... Io volevo dirgli, Livorno Pisa 1-0, poi mi dispiaceva. E dissi 1-1, invece poi finì in un'altra maniera. Allora, col Perugia si vince. 1-0 dici te, Aurora? Okay, no, 1-0, 1-0 no. Dai, 2-0 il Perugia. A Crotone si pareggia. 0-0, no, tanto gol lo fanno sempre. 1-1 a Crotone, dai. Ma copiato. Io invece dico che col Crotone si perde 2-1. Quindi pronostico una sconfitta a Crotone e dico che secondo me si vince. Guarda, è scritto male però, perché vince la squadra di casa, no? Se no poi te le ricambi. Hai ragione, no. Mamma mia, no. Invece il Pisa con il Perugia ci vince 3-1. E quindi vediamo un po', Simone. 1-0 col Perugia, vince il Pisa. Sì. E 2-1 Pisa a Crotone. Secondo me il Pisa fa due partite. Potrebbe essere mossa la classifica. Cioè, Simone potrebbe superare e sparigliare tutto. Io lo spero, altrimenti. Quanto sei, Simone? Come me 16? Ah, sì. Faresti 6 punti. Vediamo. Potrei raggiungere Gabriele. Potresti raggiungere Gabriele. Gabriele una cosa l'ha detta. È vero, una cosa l'ha detta. No, siamo tutti sulla vittoria, che comunque è quella fondamentale. Poi la partita col Crotone lascia più spazio a interpretazioni. Ci sarà da capire, esatto, veramente quanto avremo la testa. Ma poi il derby. Con la vediamo Perugia poi, deve, poi la commenti... vittoria è importante, no, perché non vinci dal 2 dicembre. Leggiamo, no, infatti, sì, leggiamo infatti commenti del pubblico, poi siamo veramente lunghissimi, dobbiamo salutarci. Direi, Allora, Emanuele che fa la formazione, poi vedo che Giovanni Maffei dice 2-0 col Perugia a Gucherlisi, 1-0 gol di Marconi sul rigore, dice Emanuele, a lui bastano i 3 punti, dice Checco. Pisa Perugia 2-1, Crotone Pisa 2-2, Sandra Fabbrini e poi nulla, vabbè, fa una battuta Emanuele che noi non ripetiamo. Mentre siamo arrivati praticamente in chiusura, ricordiamo solo gli appuntamenti domattina, conferenza stampa di Angio, le due interviste a Eddie Baggio e Simone Calori su Sesta Porta, solamente sul Pisa siamo nelle reti unificate. Gabriele, giusto? Sì, sì, sono già scritte. Perfetto. Salutiamo anche Simone Del Moro. Buonasera a tutti. Salutiamo anche Aurora Martinti. Ciao a tutti. Salutiamo il pubblico di naturalmente TC2 Sport. Siamo ancora in diretta, la regia su TC2 Sport, quindi tra poco chiudiamo. Noi grazie di essere stati ovviamente anche voi in nostra compagnia. Salutiamo la chat, salutiamo chiaramente tutti regia, i vari gruppi, la regia di cui abbiamo parlato poc'anzi. Salutiamo tutti i gruppi e le varie pagine Facebook e noi.
ci rivedremo fra due partite prima di Pisa-Livorno, signori, e sarà davvero una settimana di fuoco questa qui, sarà una settimana importantissima. Ciao a tutti e alla prossima puntata.